e ho deciso poi di perfezionare il tutto con l'Alma, che è una scuola che ho frequentato, e ci sono anche altri due testimoni, sono i miei amici che sono chef, che se si alzano, però fatti in mezzo e mezzo tutti e due, quindi cosa che non si vedono, Laura e Pasquale stanno a spiaggia, stanno a Pomicià, vabbè, basta. È la guardarobiera, Laura. Ok. Allora, l'Alma è in francese, l'Alma è la scuola di Gualtiero Marchesi. Quindi, insomma, le basi abbiamo scoperto che ci sono tutte. E io poi l'ho rovinato tutte. Esatto, ma no, poi. Ecco. Laura e Pasquale, un applauso. Dai. Allora, la cosa interessante era che lui io non posso mi ha stato proprio attaccatissimo. Tu mi facciamo fatto l'antenna, la sorpresa dalla GTA. Allora, aspetta. La cosa incredibile è che tu alla fine fatto di essere un rugbista, è vero che il rugbista rimane tutta la vita, no? È una disciplina di vita. La pazzina sorpresa, Manuel, porca puttana. Lo si diventa una volta che no, signora, non si entra nel gruppo e si pratica. Manuel, ma sera comunque tieniti pronto. Niente, dicevo. Ciao. Niente, stavo cercando di sollevare. Stavo cercando di sollevare il livello, buono, non c'è niente da fare, no, precipiti giù, però. No, però insomma la cosa importante è che il successo del programma di Unti e Bisunti, che è già il titolo meraviglioso, bisogna dire la verità, fin dal titolo, mette insieme un po' tutte le tue caratteristiche, che è quella di viaggiare, di saper cucinare. Che è il massimo, eccetera, però capite, la fine del mondo, ci sta, perché veramente è bello, è anche un po' allora. Già l'ansia che siete tutti a sì, però non è innanzi alla cazzo di cana. Ma ricorderò tutta la vita, questa intervista, ti sorridi anche. Io volevo cercare di alzare no, il livello. No, 10 a manco in un giorno, io a manco sono arrivato dopo 2 giorni. Allora no, dai. Allora no, una cosa importante è il fatto che lui è una persona gentilissima, che di questi tempi, adesso non dire una cosa tremenda che subito mi rovini tutto, no, che di questi tempi è un valore aggiunto, è una cosa preziosa. Madonna. Avete visto? Cioè, come si dicono delle cose buone, di mamma, è un disastro, so, è vero? Allora, il fatto che tu sia stato così in giro, che hai viaggiato, sei stato in Giappone, all'estero, Manuel, tanto, tra 3 ore nonostante la giovane età, ci piacerebbe, a me piacerebbe sapere, credo anche a loro, tu hai un tuo modo di raccontare l'Italia, che è quello attraverso i cibi, una certa parte di cibi. L'Italia che hai incontrato? Così, così, ok. Un attimo. Non mi scappo nel giro. Non ti pare rotto. Che faccio? Una scuola soffoco. Da qualche parte devo uscire. Allora, no, quello che ho mostrato con l'equipe, con la squadra che mi ha supportato durante le riprese è stato la mia esperienza. E sono contento che in tanti abbiate goduto di questa esperienza e spero che la facciate propria e la riproponiate poi con i vostri amici, con i vostri cari. No, vabbè, perché quello che avete visto è la mia esperienza, voi dovete farvi la vostra. Il messaggio è stato semplicemente quello di invogliarvi a girare, di scoprire tutto quello che purtroppo si sta perdendo per supermercati, per colpa di centri commerciali, di uno stile di vita filo americano che ci toglie un sacco del nostro litio. Quindi l'opportunità di mostrarvi quello che ho visto io, poi dopo sta a voi. Allora, adesso non ha potuto cucinare, tutti volevamo, pensavamo potesse cucinare perché è arrivato dal nuovo giro per le location, insomma per la nuova serie, dalla Sardegna. È un lavoro difficile, vedo, ti vedo abbronzato, un po' così. Ma simpatica. Il sole l'ho preso oggi. Lo so, l'ho ascoltato.
solo l'ho preso oggi, però no, e pure un paio di chili l'ho presi durante la Sardegna, quindi non è facile. No, andare in giro, mangiare, mangiare, accettare. No, anche perché, ma tu mangi veramente tutto? Sì, quello che vedete è anche, diciamo, un terzo di quello che ho mangiato, perché poi in fase di montaggio hanno tagliato un sacco di cose, quindi mi duole il cuore quando vedo che tanti piatti che ho mangiato sono andati vanificati al di fuori della puntata. Allora, la cosa incredibile è, diciamo, nell'80% delle cose che hai, delle sfide che hai fatto, sono sono piatti particolari. A Rimini ha vinto, ha fatto una cosa grandissima, ha fatto un piatto particolare con le macchine lì col pomodoro, come si chiamavano. Che leviamo le due zille e facciamo le due S, i cassoni con i per favore, ci state minorenni. Allora no, sono cose, se potete alzare la mano, quanti di voi mangerebbero le cose che lui ha mangiato nelle sfide? Sinceri, no, lui non vale. Quindi sono un cuoco, ma pensa. Avresti mangiato tutto quello che ho mangiato io? Dai, la seconda serie sei il mio scudiero. Fai assaggiare agli altri nella seconda serie. Quindi sei avvelenato. Allora, tra poco ci sarà un aperitivo, potrete approfittare personalmente di Chef Rubio con moderazione. Ma c'è qualche cosa di abbastanza... Sì, ci sono... Diciamo che dovevamo creare dei panini con i salumi lenti, che sono i salumi che sono stati dalla ditta di Torino, che a posteriori ho scoperto essere poi l'azienda di una ragazza che si chiama Sara Roletto, che è stata una chef con me, Pasquale e Laura, che è figlia dei proprietari di questa azienda, e oggi ho avuto modo di assaggiare il prosciutto cotto, è stata un'esperienza molto molto appagante. Sembra un po' fine il prosciutto cotto per te. 6 kg non so fine. Allora grazie, si è alzato un po' il livello di Chef Rubio, che non è solo un corpo che tutti desideriamo. A me sembra di no, mi hai fatto. Sì. No, i congiuntivi di so, ha fatto il classico, poi il finale. Il classico, citriti qualcosa. Classico. Spoleto? E poi faccio così. Cittanova. Speriamo di tritare qualcosa, poi vediamo che mi hanno messo dentro al ciringhito. Volevo ringraziare. Non vi fate parlare dietro. In inglese è don't let them talk behind you. Grazie.